Aspetta un attimo. Ciao a ciao. Tutti! No. Ok. Ciao a tutti, noi siamo i The Babes! Ragazzi! Ho fatto questa camicia che non si vede. Bene! Ragazzi, siamo emozionatissimi! Sì, ragazzi, è uscita una nuova performance di Marcelito. Mamma mia! A America's Got Talent. C'è! Vieni, Nina! Vieni pure tu, nel nostro entusiasmo! Guardate anche c'è anche Nina, ragazzi, anche che guarderà con noi in diretta il video di Marcelito. Metti like per Nina e per Marcelito. Uscita il 4 febbraio, oltretutto è stato il compleanno di Christian. Quindi mi ha fatto un regalo Marcelito. Cioè, fate tutti gli auguri sotto a Christian, anche se è in ritardo, ma fateglieli. Sì. Non ho fatto neanche un post Instagram per il tuo compleanno. Vabbè, sti cazzi. Sono stata troppo presa. Trutto, trutto. Bene, quindi ragazzi, oggi faremo la reaction a, dici Christian? Marcelito Pomoi che canta con te partirò ad America's Got Talent. Una canzone italiana, chi meglio di noi? Due italiani 100% anche romani. Anche se non sembriamo. Esatto, però. Romani de Roma, quindi la capitale, non è che è solamente Italia, è anche esatto. La capitale. Chi meglio di noi per giudicare una performance di questo spessore in italiano, quindi lo sentiremo cantare in italiano, yeah. Ragazzi, subito mi piace, arriviamo almeno a 1000 mi piace per questa performance. Bene, prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale, di attivare le notifiche e di seguirci sia su Instagram che su TikTok. Yeah. TikTok on the floor, no, on the clock. The party don't stop, no, oh, oh, oh. Che altro dire, ragazzi? Nel senso, noi siamo curiosissimi. Siamo pronti, siamo curiosi. Anche perché vorrei dire una cosa: è vero che noi abbiamo sentito cantare Marcelito in altre performance e quello che è, però in italiano finora abbiamo sentito solo The Prayer. Esatto, non abbiamo mai sentito con te partirò. Sentiremo. Con te. Quindi canterà con doppia voce. Mamma mia, ragazzi, che bello. Oddio, io poi, ragazzi, vi devo raccontare un aneddoto. Io da piccolina la cantavo questa canzone insieme alle mie amiche. Cioè, vabbè, io sono affezionata. Noi italiani siamo affezionati a questa canzone, quindi è giusto sentirla e vedere da una persona che non è italiana. Esatto, e vedere la nostra reaction. Cioè, per forza, ragazzi, è perfetto. Bando alle ciance? Iniziamo subito. Già comincia bene. Wow. Cioè, io già so che sarà epico. Brividi. Mamma mia. Mamma mia, che voce, raga. Mamma mia, poi la sua pronuncia, mamma è mia. Perfetta, a me sembra un italiano che canta. Sì, è vero, cioè ho qualche imperfezionissima magari, sì, la trovi, ma è normale. Che farebbero puoi tutti quando cantano in italiano, perché devi modificare, che c'è tempo a questo canto. Nel senso, non puoi pretendere come se noi cantiamo in inglese, magari la pronuncia può essere buona, ma non sarà una pronuncia di uno che è inglese o americano, mai, o australiano, o insomma. Quello che è. Africano. Quello non di sicuro. Bene, quindi continuiamo. Ah, questo è in inglese. No, è in italiano. No, ha detto senti say goodbye. L'ultima nota, manco una donna riesce a farla così, no, bene. No, cioè noi abbiamo visto versioni di versioni di questa canzone, ma no, veramente è sconvolgente. Vediamo che dicono i giudici. Guarda la gente. No, pure Coriandoli. Standing Ovation, perché ragazzi, beh, è qualcosa di non esiste un cantante che fa spaventando. La semifinale. The woman in you. Che bella sta cosa che è fantastico.
Madonna, che carino.